Ragazzi, abbiamo appena avuto un incidente. Buongiorno a tutti. Ci troviamo qui in questo autolavaggio. Buongiorno. Dove ieri abbiamo chiesto se ci faceva dormire qui, perché eravamo nei guai, era buio, non sapevamo più dove andare. L'unico posto che c'era qui non era proprio adeguato. Casualità abbiamo trovato questo autolavaggio dove ci siamo fatti lavare Simba. Poi gli abbiamo chiesto: possiamo stare qui per la notte? E abbiamo dormito qui al chiuso. Ci siamo un attimo persi con l'andamento dei video, sia perché Starlink ci ha un po' lasciati spiazzati così, sia perché abbiamo fatto dei giri un po' troppo larghi. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Spiegavo che abbiamo fatto un po' di giri larghi e ci siamo un attimo persi con l'andamento. Sì, bravo, ci siamo persi per strada. Dovevamo fare 400 km, abbiamo fatti 900. Direzione, la strada quella tutta zig zag, ma ci arriviamo con calma. Come tutte le cose noi le facciamo con calma. Ehi, boss, obrigado, eh? Obrigado. Ok. Buon trabalho. Dammi il portafoglio, dai. Mi hanno chiesto qualcosa. Non tengo mai, eh? Obrigado. Obrigado a te, eh? Che tenga buon dia. Grazie. Va bene, praticamente tra ieri e oggi ho lasciato le mance a tutti. 500 per tutti, perché anche ieri il lavaggio, ci hanno fatto un super lavaggio anche interno, ma alla fine il ragazzo ci ha fatto pagare solo 5.000 fuori, dentro, tutto manuale. 5.000 vuol dire 5 euro, 5 ragazzi. Euro. Alla fine abbiamo dato 500 a quello, 500 a quello, la birra a quello. Abbiamo speso 10.000, ma ci sta che il guardiano dice, le date a tutti. Simba, metti in moto, 1, 2. Mamma mia. Primo colpo, zero fumo, eccetera, eccetera. Non nominiamo più la dinamometrica, perché altrimenti qua sa, tiriamo da soli. Siamo pronti, operativi, ma noi ci vediamo più tardi perché dobbiamo fare tanta strada ed è inutile che stiamo a filmare tutti i 400 e passa chilometri che oggi ci aspettano e speriamo di farli tutti in un giorno, perché tra una settimana noi dobbiamo uscire dall'Angola. Ci scade il visto, potremmo rientrare, ma dobbiamo uscire e poi rientrare. Ciò non è possibile perché ci sono dei programmi in corso che non possiamo avere. Ancora, non possiamo spoilerare. Ciao, ciao a tutti. Obrigada. Qui stamattina abbiamo la signora che porta il caffè ai camionisti. Si dice così adesso? No, questa è quella che porta davvero il caffè. Questa è la signorina che porta il caffè. Ecco, noi si dice così. Gli ho detto che siamo italiani e beviamo il caffè espresso, ci è rimasta male. Loro hanno tipo Nescafè lì dentro. Va bene, capito che comodità. Il camionista lì si è appena svegliato. Ho dormito in cabina tutta la notte. Fresh Quick Caffè Original. Cioè, capito? C'ha pure la maglietta. No, proprio... Professional, chiaro, lo fa proprio di mestiere. Fresh Quick Caffè. Sì. Caffè dato. Ma come lo fa? No, è già pronto dentro. Ah, c'è il termos. Termos, vedi. Signora scende, buongiorno. Ma pensate. E via tutti. Si sono inventati un business mica da scherzo. No. Va bene, dai, noi siamo già al terzo caffè. No. Sono le 6:30. Cioè siamo svegli dalle 4:30 oggi, assurdo. No. Sì, però ieri sera alle 8:30 stavamo già ruffando. 8:30, sì. Chiara, famo pulizia che poi andiamo verso la strada, quella tutta zig zag. Ci fermeremo nel campeggio lì su per questa notte. Perché poi dobbiamo proseguire e entrare immediatamente in Namibia. Per due fattori, visto in scadenza, gomme che ci aspettano. Ma non solo. Adesso ve lo spieghiamo cosa sta succedendo, perché Chiaretta ci saluta. Ah,
Ah no, c'avevamo il tipo dietro che fa la doccia. Chiaro, c'avevamo uno dietro di noi che fa la doccia nudo. Ma niente paura. Niente paura. Vabbè. Ehi, hey, buon dia, buon dia. Buona doccia. Buon. Va bene, qui è la normalità. Ehi, hey, buon dia. Buon dia, amico. Arriva anche l'altro guardiano della mattina. Ma sarà bene a noi. Oh, buon dia, buon dia, buon dia. Molto tranquillo. Do brigada. E voi siete già a trabalho? Ah, sì, voi a trabalhare già. Già sta qui operativo? Sì, sì, già, già, già. Già sto in piazza. Obrigado, amigo. Tá bom, oggi? Tá, sì, sì, vamo, tá vamo. Tá bom. Alla Serra da Leba. Serra da Leba. Ha finito di fare la doccia. Ecco. Che scena. Va bene. Ma era proprio nudo, nudo. Nudo, nudo, come mamma l'ha fatto? Come mamma l'ha fatto. Ah. E poi non capisco perché dietro di noi. Che sketch. Va bene, tutto ciò non è organizzato, vede? Noi vi facciamo vedere lo stupore che anche noi succede qui in Africa. La mattina te svegli. Arriva il big bambù che si fa la doccia. Però, Chiara, qui dobbiamo dire una cosa molto importante. Me ne vado. Ma poi tornerai, Chiara? Com'è? Oh. Non lo so se mi trovo bene. Ma io sono qui che ti aspetto, io sarò in Namibia che ti aspetto, Chiara, quindi certo, occhio. Certo che torno, ma intanto fammi partire. Speriamo, dopo 3 anni che non ci siamo, anzi 4 anni, Chiara, l'unica volta che ci siamo separati era nell'ospedale, il mese che tu sei stata in ospedale, sì. Era l'unica volta che in 4 anni ci siamo separati per un po' di tempo. Non ci siamo mai separati nemmeno per un'ora. No, mai. In 4 anni nemmeno... Dai che mi fai che muovere. È tosta, raga, è tosta. Abbiamo sempre vissuto a stretto contatto, sì. Molto stretto. Siamo ancora tutti e due vivi, però, quindi vuol dire che dai. Questo vuol dire che è amore, perché se si resiste così tanto tempo, è amore, raga. Però perché torna in Italia, Chiara? Perché a novembre saranno 2 anni, 2 anni, che comunque non vedo la mia famiglia, la mia mamma e mio papà hanno una certa età e insomma ci è sembrato il momento di fare una piccola capatina a casa per vedere come stanno, per salutarli. Abbiamo preso questa decisione in corner perché è stata una cosa davvero decisa quasi così, all'ultimo minuto. Voi dovete stare qua ad aspettarmi e fare i bravi. Non possiamo tornare anche noi indietro perché ci costerebbe una fortuna. Va davvero. Quindi già abbiamo fatto questo extra. Chiara, dai. Operativi, puliamo e partiamo. Eccoci quasi arrivati al passo Serra da Leba, che per me sarebbe una strada tutta. Così. Allora, abbiamo un pedaggio a breve, vi abbiamo risparmiato tutti gli 800 e passa chilometri, perché per venire qui abbiamo fatto una deviazione e abbiamo allungato la nostra tratta di quasi 850 chilometri. Poi da qui siamo più o meno dritti per il confine del Namibia e adesso ci dovrebbe essere un pedaggio. Buon dia, amico. Buon dia, buon dia. Buon dia. Come sto? Bene. Sì, sì. Tutto bene. Non ho passato qui? No. Prima vez? Sì, sì, prima vez in Angola. Vamo a Shaki. Ah, sì? Eh sì, venimo da Italia. Você saiu Italia? Sì. Depois? Italia, Francia. França. Portugal, Spagna. Spagna. Marocco. Obrigado, amico. Obrigada, buona giornata. Non hanno la concezione che si può arrivare via strada. Amico, buon dia. Questo, uova? Che è? Ovo? Sì, ovo. Ma cucinato? Sì. Cucinato? 3.000. No, no, quanto? 1.000. Ma è cucinato? 1.000? Sì. 1.000 è buono. Quante sono? Guarda. E sai che 3.000? Quante sono? Sono... 3, 6. Come Spera, spera. Ben qui, spero un carro, spero. Vai. Amico, già passato. Sai che 3.000? No, no, sta buonissimo, sta buono. Sta buonissimo, amico. Ok, perfetto. Molto obrigada. Obrigado. Anche c'è un militare. Amanhã quando vol? Pego, ok? Oggi già per questo. Obrigado. Perché ha detto militare? Siamo arrivati sulla strada, che però Chiara io mi rifiuto di fare. No. Perché noi dobbiamo andare lì di fronte al ristorante. Questa è tutta la famosa strada a curve
che appunto da lì c'è proprio, si vede tutta, molto suggestiva. Il problema è che Chiara, se andiamo giù dobbiamo farcela tutta, perché non c'è un punto di inversione a U. No, bisogna farla tutta per andare giù. Sinceramente dobbiamo andare giù per poi risalire su, tornare indietro, perché noi dobbiamo andare lì. Raga, faccia la dronata. No ragazzi, guardate cosa c'è sopra il camion. Una pecora, poverina. Ma come si fa? Ma hai visto la pecora legata sopra? Provare l'ebbrezza della guida africana. Cioè, poverina, ma almeno l'avessero sdraiata, ce l'ha proprio legata in piedi. Siamo arrivati al ristorante e alberghetto che dà la possibilità di fermarsi qui a dormire con il camper se si consuma qualcosa, e da qui abbiamo tutto il miradouro sulla strada. Ne eravamo proprio là di fronte prima, mamma mia che impressione. Parcheggiamo all'interno. Buon dia! Buon dia! Yeah. Perfetto, ci abbiamo tutto per noi. Simba piazzato, andiamo a mangiare, Mastro Giulio? Comunque la birra costa meno dell'acqua. Davvero, questa cosa non ci capacitiamo mai. Diciamo che in generale tutta l'Angola costa veramente poco, un po' tutto. E il gasolio costa meno della birra. Cioè, capito? Un litro di gasolio 200, la birra 400, che sono 40 centesimi, 42, ecco, proprio per... Ah, davvero, anche a far la spesa, anche nei supermercati di un certo tipo, come avete potuto vedere, comunque riesci a comprare con 50 euro, ci fai una buona spesa per quasi una settimana. Ti dispiace dover uscire dall'Angola anche per questo, perché comunque dal punto di vista money si stava proprio bene. E poi le persone anche, dai, c'è da dire anche quello, che... Dobbiamo dire che noi abbiamo trovato sempre, comunque, in tutte le nazioni che abbiamo attraversato fino adesso... bellissime persone e un approccio comunque quasi sempre positivo nei nostri confronti, ma come gli angolani, ragazzi, nessuno. Cioè, sembra di essere in Portogallo proprio, hanno un modo di fare di, quando ci vedono, bello, bello, ci siamo sentiti proprio a casa. Super churrasco di pollo arrivato, non ho che piattone, ragazzi. Tutto questo per la bellezza di... 5 euro a piatto. 5 euro a piatto, cioè... Buon appetito. Buon appetito. Colore questa sera il cielo, tra l'altro c'è anche bello fresco, siamo qui col maglioncino, io mi sto per preparare un tè caldo, questa sera accendiamo il riscaldamento tassativo, qui mettono una media di 5-7 gradi la notte, quindi
direi che questa notte accendiamo. Domani ci rimettiamo on the road, perché il visto dell'Angola ci scade proprio tra pochissimi giorni. Avremmo potuto rinnovarlo entrando in Namibia e poi rientrando un'altra volta in Angola, però al momento non ci sembrava la cosa più sensata da fare, perché comunque, come vi ha già detto Giulio, dobbiamo andare a Windhoek per recuperare le gomme di Simba, che adesso sono una priorità. Comunque per noi viaggiare con le gomme in queste condizioni è sempre un po' rischioso, non stiamo mai abbastanza tranquilli, quindi preferiamo arrivare subito lì, fare quello che c'è da fare, e poi tra le altre cose io da Windhoek prenderò l'aereo, non vi dico quando, per tornare a casa in Italia. Abbiamo fatto una bella sorpresa un pochino a tutti con questa notizia, perché nemmeno i miei genitori lo sapevano. Però insomma, noi era da un pochino che ci stavamo pensando. Sapete com'è, noi siamo lontani da tanto, la mia famiglia mi ha sempre appoggiata in questa scelta di vita, forse sono stati tra i primi ad incoraggiarmi e a non mettermi mai bastoni fra le ruote, però la lontananza da casa si sente, e anche se so che loro sono felici di sapermi dove sono e sono orgogliosi anche un po', no, di quello che stiamo facendo insieme io e Giulio, era il momento di fare una cappatina a vedere come stanno, come sta anche Carolina, ve la ricordate Carolina la miccia? Ecco, c'è anche lei da andare a trovare, quindi abbiamo preso questa decisione. È stata comunque una spesa non da poco, però abbiamo trovato questo volo che comunque rispetto a tutti gli altri che avevamo trovato era abbastanza economico. Farò uno scalo su Addis Abeba e poi atterrerò a Milano Malpensa, e la stessa cosa poi sarà per il viaggio di ritorno. In tutto questo Mastro Giulio è l'uomo più felice del mondo, perché avrò la bellezza di due bagagli da 23 kg l'uno e sta praticamente già riempiendoli tramite Amazon, Autodoc, Wish e tutte quelle robe lì, di qualunque cosa possibile e immaginabile che possa servire come pezzi di ricambio per Simba e come altre cose che magari qui sono introvabili, quindi via, buttiamole dentro in valigia. Tra le altre cose gli ho promesso che gli porterò anche tanto ma tanto ma tanto parmigiano. Dal passo da Aleba, Angola, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordate di iscrivervi al canale, perché per voi non costa nulla ma per noi significa tantissimo. Ciao.